Qualche secondo prima dell'inizio di questo bel concerto siamo dal direttore, un uomo che è un militare che da tanti anni dirige questa banda. La banda è un'esperienza di una vita nel mio caso. Fin dal 92 se non erro. Sì, sono circa 30 anni e quindi ovviamente con tutti i cambiamenti e le trasformazioni che riguardano anche le persone. Ecco, poi abbiamo visto il programma della serata, si spazia. Ecco, il raccontare la musica attraverso i secoli, ma anche attraverso le emozioni che cambiano. Sì, certo. Tra l'altro questa sera faremo un programma che è legato al cinema e in particolare al rapporto tra la musica e il cinema, non necessariamente alla musica di commento, alla musica per il cinema, ma alla musica e il cinema, e suoneremo dei pezzi che fanno parte del grande repertorio sinfonico, che in questo caso il cinema attraverso l'animazione era riuscito a portare al grande pubblico. E noi facciamo un passo storico, torniamo un po' indietro perché il film al quale mi riferisco è Fantasia di Walt Disney e oggi quel film là racconta molte cose alle persone adulte, non più ai bambini, i quali invece sono più attratti dalla cinematografia, diciamo, non necessariamente nazionale, per esempio i cartoni animati giapponesi, eccetera, eccetera. Un nome, Morricone. Noi ovviamente offriremo al pubblico quello che di lui viene eseguito più spesso, che sono appunto i temi delle colonne sonore, ma Ennio Morricone è un musicista che, come dice lui stesso, ha scritto tantissima musica e quella per il cinema è solo una piccola parte. La sera prima la banda dell'aeronautica militare, un grande successo a Matera. Noi abbiamo concluso questa giornata dedicata anche alle Forze Armate con un bellissimo concerto che stiamo replicando questa sera qui, che ha riscontrato un grandissimo successo, gradimento del pubblico che è accorso numeroso, nonostante a Matera in questi giorni veramente si succedano una quantità enorme di eventi senza soluzione di continuità. Compreso James Bond. Ecco appunto, quindi insomma non era facile riuscire ad imporsi.